All'Auditorium Goethe Institute a Roma, all'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Presidi e dall'Associazione Rita Levi Montalcini, sono stati consegnati il Premio Romei, il Premio Associazione Rita Levi Montalcini, il Premio E-Tutor Web e il Premio Spaggiari alla presenza di Mario Rusconi, presidente di ANP Roma, e Cristina Costarelli, presidente di ANP Lazio. Tra i premiati, Novella Calligaris, ex nuotatrice e giornalista che ha parlato di scuole e di sport, facendo due appelli al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo, che ha scelto di dedicare il premio a tutti i lavoratori della scuola che ogni giorno svolgono il loro mestiere con passione e dedizione. Ascoltiamo insieme le parole di Novella Calligaris e quelle di Reginaldo Palermo. Lo sport è entrato nella Costituzione come un diritto. Bene. Dove esercitiamo questo diritto? Lo chiedo in continuazione perché i diritti devono poi essere poter esercitati, no? Se no, che diritti sono? Sento sempre parlare dello sport nella scuola, ma voi sapete perfettamente quali sono le condizioni degli impianti sportivi, che è già un parolone parlare di impianti sportivi, diciamo delle palestre, quando va bene sono polifunzionali. Però se ci fosse una maggiore collaborazione, una maggiore sensibilità nel capire che lo sport è una forma di educazione, dove ti insegna oggi più che mai da degli obiettivi. I ragazzi oggi non hanno obiettivi, si stanno perdendo. Allora, lo sport ti insegna la fatica, che poi non è fatica perché è passione, ti insegna il rispetto delle regole. Ti insegna ad avere degli obiettivi, a darti degli obiettivi possibili per poi raggiungere un altro. Non significa diventare campione del mondo, significa cercare il proprio obiettivo. Ti insegna la socialità, ti insegna a fare squadra. Sono tutte cose fondamentali per i giovani e per il loro presente, perché i giovani sono il nostro presente, non solo il nostro futuro. Nella nostra carta olimpica c'è scritto che non ci deve essere distinzione né di etnia, chiamiamole razze, né di etnia, né di colore della pelle, né di religione, né di ceto sociale. Ecco perché noi abbiamo detto annulliamo le distanze, ma questa annulliamo le distanze è veramente su tutte le distanze. E lo sport può aiutare tantissimo, questo l'ha fatto anche in passato. Le donne oggi hanno raggiunto la parità come atlete, non lo hanno raggiunto come dirigenza. Però anche qui bisogna mettersi un po' in discussione. Io dico sempre che le donne possono dare tantissimo, però devono iniziare dalle associazioni sportive e le associazioni sportive devono trovare nella scuola il grande alleato, perché quegli impianti che oggi non ci sono potrebbero essere, diciamo, fatti in partenariato tra associazioni sportive, molti di voi già lo fanno, però incrementando questo aspetto, perché questo porterebbe davvero un'educazione ai ragazzi. Un'ultima cosa, poi vi lascio, cambiamo il nome, per favore, dell'educazione fisica. Lo sport non è educazione fisica, lo sport è educazione alla vita, scienze motorie, non va bene neanche quello, è un'educazione psicofisica, è cultura, perché ricordatevi che nell'antica Grecia l'Olimpiade, non le Olimpiadi, sono giochi olimpici e l'Olimpiade al singolare, era di tutto, della danza, della poesia, della musica e dell'attività sportiva. Quindi ridiamo il ruolo, ma diamo il ruolo anche a quegli insegnanti che vengono sempre considerati di serie B e di conseguenza lo sport non viene utilizzato come mezzo di cultura. Grazie. Grazie. È stato insegnante elementare e poi direttore didattico nel circolo di Pavone Canavese. Alla fine degli anni 90 ha creato Pavone Risorse, uno dei primi siti web di informazione scolastica. Giornalista pubblicista, ha collaborato con numerose testate. Da più di 20 anni si occupa prevalentemente di problemi di politica scolastica ed è attualmente vice direttore di tecnica della scuola e direttore di Handicap e Scuola. È anche responsabile dell'associazione professionale Gessetti Colorati di Ivrea, che promuove molteplici iniziative di carattere formativo e didattico per docenti,
svolge un'importante azione informativa sulle iniziative ministeriali e parlamentari riguardanti la scuola. Credo che forse su una cosa, Mario, tu hai visto giusto. Se hai pensato di premiare me come persona, non tanto per le mie competenze, per le mie capacità, ma per la mia passione nei confronti del mondo della scuola, su questo credo che tu abbia visto giusto. Però non dimentichiamo che nella scuola, per fortuna, ci sono migliaia e migliaia di persone che davvero fanno il loro lavoro con grande impegno e con grande passione. Ed è grazie a loro che tutto sommato la scuola, con tutti i problemi che ben sappiamo, riesce comunque a stare in piedi e a funzionare bene. Quindi credo che questo premio a me debba essere condiviso con le tantissime persone che davvero nella scuola lavorano con grande impegno e con spirito di abnegazione. Quindi grazie a tutti e grazie a Mario.